Con grande piacere. In riferimento anche all'enfasi che l'edizione di quest'anno ha dato ai rapporti amicali instaurati con gli imprenditori dell'area, l'ente Fiera Fregagnola conferisce a Paolo, Giuseppe e Carmine il riconoscimento Fregagnola, noti per l'attività di ristorazione da Cannalonga a Milano. Per la rete da zero si sono distinti per la promozione di prodotti di qualità locale proposti nel preparare le loro pizze e tra queste, con grande orgoglio, quella che in particolare hanno voluto chiamare Fregagnola, in onore della nostra secolare fiera. Grazie, perché per me usare la parola onore è sempre troppa, però davvero è così, in un momento poi altamente simbolico come questo che è l'apertura della fiera. Questa, e parlo anche a nome di Paolo e Giuseppe, ci fa talmente tanto piacere questo riconoscimento, perché devo dire la verità, noi siamo stati fortunati, ne abbiamo avuto tanti e ne stiamo avendo tanti di riconoscimenti, però quando il riconoscimento ti viene da persone della tua terra, la terra nella quale tu hai iniziato e nella quale vivi, ha un valore secondo noi ancora più grande. La Santi, nota giornalista vallese, da anni si distingue nella sua professione fornendo un servizio insostituibile a tutti gli ascoltatori di Rete 7. Inoltre si fa apprezzare per le sue corrispondenze su Il Mattino, consentendo al Cilento e in particolare alla Valle di Novi di essere costantemente oggetto dell'attenzione dell'opinione pubblica. Per questi meriti l'ente Fiera le conferisce il riconoscimento Fregagnola. Beh, non lo sapevo, mi cogliete comunque impreparata ma felicissima. Io lo devo condividere con le tantissime persone che con me ogni giorno lavorano e consentitemi di condividerlo con la persona che ha avviato questo grande progetto Rete 7 che oggi non è più con noi, Antonino Scelza. Giovanna, Laurito, vieni. A questa ragazzina il riconoscimento del premio Fregagnola. Verrà Don Luigi, eccola qua Giovanna. Giovanna, nel frattempo che sale Don Luigi, ci reciterai una poesia. Ok. Perché? Perché questa è una poetessa, perché ha vinto dei premi portando alto il nome di Cannalonga. Sì. Un applauso a questa grande bambina. Allora. Nel paese della gioia. Nel paese della gioia non c'è mai stata noia, è il paese dei balocchi e a pranzo sempre gnocchi. C'è una ruota panoramica fatta tutta di ceramica e un giardino di tulipani, Biancaneve e sette nani. Non si paga il biglietto, basta fare un bel balletto. Lo spettacolo è inizio, ci sarà anche Maurizio.